poi ormai sono secche. Il pesce è in crisi, è a morte certa. Non c'è acqua per tutti. È veramente triste perché è un sintomo chiaro della mancanza di acqua. Italia se muere de sed. La situación es especialmente dramática en estos campos de arroz situados en el norte del país. Normalmente a estas alturas de la temporada todos estos campos deberían ser un vergel y sin embargo la falta de agua desde comienzos de verano están transformando miles de hectáreas de todos estos campos en algo parecido a un desierto. Los arrozales deberían estar a estas alturas anegados, pero el cambio climático se ha enraizado aquí. Le crepe sono il sintomo di un allagamento che ormai manca da più di 40 giorni. Estos agricultores dicen que la mitad de su producción está perdida. La sequía ha puesto de rodillas a Italia, mayor productor de arroz de Europa. Gli impegni economici, oltretutto con le spese aumentate, i costi dell'energia, basti pensare del 50% rispetto al prezzo del gasolio e i prezzi dei concimi che sono addirittura quadruplicati, potete immaginare l'esposizione di ogni azienda singola rispetto agli investimenti fatti e al ritorno che purtroppo oggi possiamo già certificare che non ci sarà. Questa è una risaia dove abitualmente si sentivano gracchiare le rane, libellule e quindi anche tutta la fauna che è legata all'ecosistema è definitivamente compromessa. Ante la che considera sequía más grave de los últimos 70 años, el gobierno italiano ha declarado el estado de emergencia en 5 regiones del norte. Viajo por 3 de ellas, Lombardía, Piamonte y Emilia-Romagna. Veo cicatrices de la sequía por doquier, entre paisajes y campos de cultivo. Armando me dice que ha perdido al menos el 30% de sus plantaciones de maíz debido a una presión insuficiente de agua de regadío. Yo 40 años. Chi ha qualche anno in più di me ha detto che una cosa del genere non l'ha mai vista. Acqua magari poca, ma sempre sufficiente per poter irrigare. È una grande perdita economica per tutto il settore agricolo e agroalimentare. E un campo deve essere verde, lucido e brillante, non giallo e secco. El río Po, el más largo de Italia, ofrece los efectos de la sequía a simple vista. Su nivel es actualmente al menos 2 metros inferior al del pasado verano, me dice este pescador, mientras me invita a un paseo en barca, transformado en una carrera acuática de obstáculos. Non è consigliata la navigazione a principianti qua. Deve fare attenzione? Sì, deve fare molta attenzione perché ci sono alcune piante sotto, tipo lì nell'acqua, esatto, c'è un ostacolo lì nell'acqua anche. Lì sotto anche c'è pieno di piante. E ostacoli. Son muy peligrosos. Turismo y otras actividades económicas fluviales también se han hundido. Esta es una plataforma que de solito usan para excavar la sabbia, soltanto que poi non potendo entrare le barche per prendere la sabbia non possono utilizzarla e quindi è ferma. Las autoridades locales, regionales y nacionales están bajo presión para buscar soluciones.
El director general de la Agencia del Río Po me dice que esta es la sexta crisis de carestía de agua en la región en los últimos 20 años. El calentamiento global es una realidad y urgen estrategias de mitigación, concluye. Lì bisogna fare degli investimenti per evitare che questo possa ancora accadere, cioè trattenere l'acqua quando piove e rilasciarla quando ce n'è bisogno, avere un concetto diverso dei depuratori, che l'acqua dei depuratori deve essere utilizzata per l'agricoltura, migliorare le reti, perché perdiamo il 40% di acqua nelle reti, e un miglioramento della capacità di irrigazione che deve andare incontro all'innovazione e alla tecnologia. Pendientes de lentos procesos burocráticos y políticos, todos estos son remedios posibles a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, algunos pueblos ya dependen completamente de la distribución de agua potable. In totale noi serviamo circa 600.000 abitanti, sono 180.000 utenze, di cui circa il 5% utenze industriali. E in queste ci sono anche tutta la parte turistica, che per il nostro territorio è molto importante, di ristoranti, alberghi. El pueblo aprovisionado está a unos 8 kilómetros, en una montaña aledaña al lago Maggiore. Filmó las operaciones del llenado de su depósito de agua. La mattina era secco, era proprio adesso, se vedi quei numeri lì stamattina era sotto 150. Sotto vuol dire sotto 50, sotto 40, magari era proprio all'ultimo, ma adesso ho fatto i viaggi, quattro, sto scaricando il quarto viaggio, e qua veniamo sempre, tutti i giorni. Los residentes me dicen que son conscientes de la gravedad de la situación y se dicen sorprendidos. Su pueblo está al pie mismo de los Alpes. Questo era il paese dell'acqua, è sempre stato il paese dell'acqua. Noi abbiamo fonti, quindi non c'è mai stato problemi di siccità. Diciamo che le stagioni erano diverse, il clima era diverso, tutto quanto, però questo paese in particolare, in tutta la valle, era quello che aveva più acqua di tutto, quindi non c'erano questi problemi. Dos horas más tarde, el depósito está casi colmado. L'acqua è la vita. E senza l'acqua nessuno può fare niente. No solo los humanos necesitan ayuda estos días. Estos pescadores han unido fuerzas con autoridades locales para salvar a peces agónicos condenados a morir en un arroyo igualmente moribundo. Ma non solamente il pesce, anche tutto quello che vive nel greto del torrente, del fiume, i macroinvertebrati, i piccoli insetti, che sono cibo per il pesce, per gli uccelli e per tutto. Viene a morire anche il lavannotto, che sono i piccoli di pesce che sono appena stati riprodotti in questa stagione. Praticamente viene a morire un anno, due anni, tre anni di ripopolamento naturale. Los ejemplares afortunados son liberados en aguas limpias a unos 20 kilómetros. Los pescadores temen que el cambio climático haga estas operaciones de rescate más y más necesarias en el futuro. Non piove più, la primavera non c'è, 40 gradi, siamo l'esasperazione, tra virgolette, come clima. E più che per i pescatori, diciamo che è l'ecosistema che ne soffre.